Cesare? Sì. Ma secondo te, quando noi chiamiamo un ospite a Space Valley, che cosa si aspetta? Il segnale qual è? Vi chiamiamo. Cioè, signori e signori, in Irchiop! Entrate. State zitti là dietro! Riverenze a tutta la valle spaziale. Fa parecchio caldo. Sì, oggi si squaglia veramente. Che cosa si aspetta un ospite quando viene a Space Valley? Ti devo rispondere seriamente? Sì. Che peso che sei, non lo so. Qui a Space Valley abbiamo dei format più forti di altri, dei format che ci contraddistinguono. Non sai mai quale appioppare all'ospite che hai in studio. E l'ospite non sa mai che cosa dovrà fare quando verrà qua. Abbiamo chiamato un gruppo di youtubers italiani veramente spettacolare. No, ma aspetta, sono degli youtubers loro? Sono fra i primi pionieri di YouTube. Se loro dovessero fare un video ambientato a Space Valley, probabilmente si chiamerebbe così. Vivono a Milano ma vengono dalla Puglia, quindi hanno delle radici culinarie veramente profonde. E loro sono i... Nirchio! È successo un casino. Ma come? Perché stavamo rinfrescando dietro, perché siamo pugliesi e vabbè, e Mirko è stato colpito da un architrave. Io di là ho finito, va a fare il giardino. Ok. Che sei morto? Vabbè, lascia. Vabbè. È morto. Questo pullman non va a Lecce. Dobbiamo trovare delle sedie, siamo in tantissimi. Qualcosa abbastanza. Siamo in piedi. Frank, porta dentro delle sedie. Frank, delle sedie dalla regia. Ma si devono sedere tutti? Beh, no, l'unico in piedi è Nicola. Nicola, hai le gambe forti, bravo. No, io sto così. Io spero arrivi qualcuno da dietro subito. Benvenuti, ragazzi. Grazie. Facciamo un giro di nomi. Guarda, mi sembra di essere al gruppo Alcolisti Anonimi. Perfetto, ognuno dice il nome dell'altro. Cesare, Mirko. Io sono Nelson. Gabriele. Io sono Nicola. Se stai con noi devi dire Nicola. Nicola. Ma questa tazza così sempre? Quella tazza. Posso tossirci dentro? Grazie. Poi me la passi. Sì. Sarà molto complicato oggi. Specialmente senza la sedia. Sia per il caldo, sia perché dobbiamo fare veramente tante cose. Perché abbiamo selezionato una caterva. Tipo dall'83. Un botto. Una Io ultimamente ho una braga di format che contraddistinguono il nostro canale per farli insieme a voi. Cioè, Cesare, che sì, c'è più di là. Se proprio vogliamo. Io sto collassando dal caldo. Ci sono le sedie per Nicola, nei format. Anche Mirko, lo sto tenendo io con un dito. No, sono basso, non so. Come un dito? No, possiamo iniziare? Io direi di iniziare. Andiamo. Lasagna con mortadella, ragù alla bolognese, cime di rapa e burrata. Gabriele, sei contento? Sono contentissimo. Non lo so cos'è. Davanti noi abbiamo una lasagna. No, questa non è una lasagna, fidati. Questa cioè, è tutto tranne che scusa, una lasagna. Ma scusa, tu che ne sai? Vuoi dire a un bolognese che questa non è una lasagna? Tu sei sicuro che questa è una lasagna? In realtà in questo momento ci stiamo inimicando due culture. I bolognesi pugliesi che ci stanno aspettando fuori dallo studio con i forconi. Vabbè, ma noi abbiamo cercato di pacificarle. No, qui cioè, secondo me si creerà guerra. Ci troviamo all'interno di Space Mix, uno dei nostri format più forti. Belli. Più buoni, più forse. Buoni. No, oddio, è forse uno dei più cattivi, però. E abbiamo preparato una lasagna pugliese. Quindi che cosa abbiamo? Fogli di pasta. Io avrei detto fogli di carta, però vai avanti. Fogli di pasta, ragù e mortadella. Non dovrebbe essere una lasagna, ma è tipico bolognese. Premixato qualcosa di pugliese. Burrata. Ah, vabbè. E le cime di rapa. Le cime di rapa. Mi sento più a casa, grazie. Aspetta! Noi in un video ci siamo chiesti se in Puglia avete soltanto le olive. Ah, pensavo le cime di rapa. E non esistono le mucche. In realtà le nostre mucche fanno le olive. Altra domanda, è vero che vivete nei trulli? Sì, la maggior parte di noi ci sì. Nei trulli non abbiamo i cani randagi. Non abbiamo la connessione internet ancora. Allora, quello è vero. Con le olive fate i taralli, che faranno parte di una manche successiva. Solo con i noccioli delle olive facciamo i taralli. I caghi interi taralli, proprio così. Prima di farci ammazzare completamente dal caldo, andiamo avanti. Cioè, noi dobbiamo assaggiarla e dire se i pugliesi sono buoni. Togli sta roba. Già, questa è un'alzatina da dolce. È un'alzatina? Sì, si chiama alzatina da dolce. Ne sai un sacco, Gabriele. Mettila via, cosa fai? La sto assaggiando. È sicuramente più buona e più morbida la lasagna. Tu non hai idea di dove è stata quella alzatina. È stata dentro uno dei Nirti. È fragrante, si taglia. Inizia... bene. Taglia già, con un grissino. Già che crocca è comunque una cosa importante. Guarda che. Oh. È arida, Nelson. Aspetta, guarda dentro. La mamma pugliese è morta. Per me è molto carina. C'è questo verde che si sposa benissimo con il rosa della mortadella. Ma cromaticamente non è male. Vero? Ma infatti... Sì.
sta scappando però Nelson. Esatto. Dato che abbiamo un ospite. Ma bisogna per forza assaggiarla o posso guardarti che la mangi? Vola. Mi sembra di essere tornato l'anno scorso. Mia mamma mi boccava. Com'è? Molto meglio di come me l'aspettavo. È stranamente passabile. No. Io imbocco. A te vai via. Cesare. Che sourfare. Non è male per niente. Ma te l'ho detto, ci sta. Senti la cima di rapa, no, non è più amara. C'è una punticina, ma soprattutto senti la cosa, la cosa sconvolgente, la burrata. È vero, che rende cremoso. Non mi sento di dire che è buona, però. È un successo? È un divina, ragazzi. Per me, la Puglia e Bologna possono andare a braccetto. Cesare, fai schifo. Sembra tipo d'autogrill. I punti più deboli sono quelli con la mortadella. Bologna non funziona, la Puglia funziona sempre. Da vicino fa pure più schifo. Comunque se mi baci senti il ragù. Ci penso un paio d'ore. Il pomodoro. Sì. Assaggio questa che sembra più buona. Di acceso la vediamo proprio. È venuta fame a tutti ragazzi, è ora di pranzo nella vita reale. Per quello che in realtà ci piace. No, l'ha fatto davvero. Diceva che la mia maglia è un pomodoro. Non è male. Non è male. No, non sento la cima di là. 7,90 l'autogrill. Aspetta. È vero, perché? Sa, ripasto riscaldato dell'autogrill. No, così è solo cima di là. Sta diventando il pranzo, ragazzi. Cioè, ci stiamo un po' allargando. Sta diventando la cena in famiglia, il pranzo. Vabbè, approfitto. Noi siamo così. Guarda, è diventata una cosa pugliese adesso. In realtà mi sento più a casa. È assurdo perché sono arrivati qua. È più buona questa, Si sono messi tutti nel nostro studio intorno al tavolo dove facciamo di solito le riunioni. Quando gli abbiamo detto andate nel set, si sono alzati, si sono spostati davanti al frigo in cucina e si sono messi lì. Avevo sentito loro della la cima di chiamare i parenti. Voto da 1 a 10. Ma non devi darlo tu, non è tua la maglia. Se puoi andare, grazie. Lasagna, Space Mix, Bologna, Puglia. In coro, ragazzi, ok? Io sto ancora masticando, però ci proverò. È buono questo mix? Sì. No. Cosa dici ci sta? Sì o no, dici ci sta. Ma sto masticando. Dico sì, parte tu, sì. Test dell'olfatto. Primo barattolo. Mi ricorda quando mi hanno rapito. Ma il format quello con il buco nel muro l'avete tolto? Test dell'olfatto. Sì. Allora, perché state ridendo? No, non stiamo ridendo. No, tu stavi ridendo di me. Ma sai Cesare una cosa? Intanto ciao Mirko. Ciao. Chiaramente qui abbiamo detto gatto. Che cosa penserà un ospite se viene a Space Valley, che cosa si aspetta, eccetera, eccetera. Ma immaginati anche una persona random. Sì. Che entra dalla porta del tipo, nostro fai studio. Un nome. Persona random chi? Non so. Steven Seagal. No, Steven Seagal entra e ci vede così. Con degli imbuti e delle maschere da gatto. Che cosa può pensare? Si spoglia. Però se vedo un boccaglio e ti bendano. È come se fossi tipo nell'ambulanza. Io poi vedessi morto. Io poi vedessi morto. Effettivamente il collegamento è immediato. Il gioco è annusare dentro questi imbuti e provare a indovinare gli ingredienti che ci sono dentro l'ampolla. Ti spiego un po'. Tipo sei a letto, no? D'inverno, sotto al piumone, no? Scoreggio. Poi vai in coperta. Sì, dai sempre, come dire, un tono alla tua scoreggia. Le definisci sempre un odore. Sì. Devi fare la stessa cosa. Siete pronti? Devo scoreggiare adesso. No. No, aspetta. Raga, dovete spiegarle bene. Sento, dove di ascella? Ma sono io forse? È lasagna di prima, Io ho un problema. Tu non senti? Niente. Io sento odore di vitel tonnè. Sei staccato, grande Cesi, grande. Sei riuscito a rompere cosa tutto. Senti? E forse era per quello. Ti presto il mio coso, vieni qua. Ti presto il mio coso, vieni qua. Ciao. Non è proprio un marchingegno adatto ad annusare, non a si metà, sente qualche, vero? Tra il piede di Nelson che tu conosci mente. Bene. Ti do il consenso di sbustare, puoi aprire il copertino. Vai, sbusta. Tu c'hai la benda ancora. Sì, la benda. Ma tu hai tolto la benda? No, chi ha tolto la benda? Tu hai tolto la benda. Io non ho tolto la benda. Tu hai tolto la benda. Attenzione che tolgo i tubi, sento un odore di cibo per gatti. Ah, ma quello è il mio inguine. Ma fa fame. Sento una nota di pomodoro, forse. È a metà tra vegetale e cibo per pesci. Oh! Sa un po' di qualcosa che dovrebbe mangiare un animale. Sa di xylella. Cos'è? È la malattia degli alberi. Sì, bravo. Quanto è bravo. Io puzzo, secondo me. Sono tre ingredienti, no? Sì. Vuoi indovinare gli ingredienti? Sì. E io sto dicendo cazzate come al mio solito. No! Quindi devo provarci realmente. Cioè, sì, sono di annusare. Sembriamo di cretina, siamo persone serie a Space Valley. Quello sì, ho detto, c'hanno i video seri. Ho detto, vengo qui, ho detto, minimo sparo due cazzate e me ne vado. Macinato e acidulo, quindi salsa di pomodoro e olio, vai, butto olio. Dai, zenzero, vai. Pomodoro, oh, vitello, uovo di quaglia, mammut e zenzero. Ma che peso
tutti e tre. Mirko, quando ha incominciato a sparare minchiate, stava per azzeccare tutti e tre gli ingredienti. Ma vero? Sì. Mammut, se togliete la U diventa mammut. Dentro al primo barattolo c'era zenzero, cibo per tartarughe e brodo. Cos'è il cibo per tartarughe? Io col cibo per pesci ce n'è andato lì. Cos'è il cibo per tartarughe? Quindi ho avuto ragione. No. Non hai beccata nessuna brodo alla fine. Di manzo. Ah, vedi perché il vitello che non c'entra nulla. Però ragazzi, potete sbendarvi. Ma sono vermi. Guarda, ma io, cos'è? È che volevo toccare. Sono gamberettini. Ah, perché il cibo per tartarughe sono gamberettini. Sì. Ecco perché c'avevo la tartaruga a casa, ecco che me lo ricordavo. È una roba terribile. È la stessa roba che mangia la tartaruga. No, però sentivo l'odore, cavolo. Aspetta, no, dai, secondo barattolo. Puzza così tanto. No, c'ho paura. Il brutto. Davvero? Sì. Che odore strano. Davvero? Che cosa succede quando vai ospiti a Space Valley? Vomiti! Quando sento degli odori abbastanza forti, ho questo. Hai questa reazione? Sì. No, non penso di dare una snassata di nuovo. Dai, di nuovo, dai. No, non pe- ma dai. Sapete che a me non dispiace? No, no. Riempiti. Scusate, ragazzi, scusate. È molto forte. Proprio a pieni polmoni tiri su. Vai, Mirko! Con la bocca. Io non sono la cavia! Dai, per favore, per favore. Cioè, sì, sono la cavia, ma in altre situazioni psicofra. No, Mirko. Ma perché dico sì? Io sono il problema qui. Finisce, dico sì. Io sento piedi e pesce. Pesce anche io lo sento. Pecorino, cozze e aceto. Ma basta. Vai, ho sentito. Già mezzo due, basta. Vongole, cozze, te lo rubo. Toglietemelo di qua. Parmigiano. Bustone di Moena. Che è un ragazzo che conosci tu. Mitili. E vongole. Generico, eh. Appartenenti al regno animale. Esattamente. E generico quadrupede, posso? Eh no. Allora io metto oggetto 2 e oggetto 3. Dai, brodo primordiale. Che cosa c'è dentro questa terrina? Sbendatevi. Sì, le gozze. Aspetta, questo cos'è? Riannusa. Come se avessi accettato. Sei proprio devi un caffè. Allora, dentro c'era puzzone di Moena. Ma come cavolo hai fatto? Ragazzi, è l'unico formaggio che conosce. Cozze e pere sciroppate. Pere sciroppate. Pere sciroppate non le ho mai sentite in vita mia. Ma non le avevi mai indovinate. Allora le pere. È bello che mi avvicino e faccio anche. Sì, ma tu sei proprio vicino. Sono proprio s***o con me stesso. Si chiama disponibilità, dai, sei disponibile. Sarà disponibile anche il prossimo Nirkyop? Sono proprio scombussolato. Che fatica. Le sottomarche sono più buone? Taralli pugliesi. Non so perché a me il panda è solo quello più grosso. Posso dire una cosa? Cosa? Non censurate quello che sto per dire. Chiunque becchi una nutria su una strada provinciale. Allora, la abbracci e le voglia tanto bene. No, pensavo foste persone tranquille. Ma siamo all'interno di uno dei nostri format più di successo. Significa che lo guardi sul cesso. Io guardo sul cesso. Ma poi perdo proprio la sensibilità effettivamente. Però stimoliamo la cacca. No, non è che stimolate la cacca, che uno non c'ho cazzo da fare sul cesso e vive. Pensavo dicessi fate cagare. No, quello non lo direi mai. Perché quando parlate mi sembrate tutti Marisa Laurito. Chi era quella che faceva la cucina? Qual è il tarallo per eccellenza? Cosa deve avere? Deve essere tondo, prima di tutto. Deve avere il buco al centro. Così. Non tutti i taralli escono con il buco. No, tutti i taralli escono. Non è una cazzata. Cioè, è impossibile. Il tarallo lo fai così, esce col buco, altrimenti è un biscotto. Deve essere fragrante. Che significa? Fragrante significa che deve fragrare. È un misto tra il morbido e il duro. Esatto. Tu lo metti in bocca e fragra. Non ti deve appappinare la bocca. Deve esserci quel giusto connubio tra il finocchietto. Se qualcuno piace il finocchietto. In che senso? Deve esserci anche un bel po' di olio d'oliva, di quello buono. Ah, è quello pugliese. Esattamente. L'olio di Sansa di oliva, no? L'olio no, di Sansa no. Sansa ne ha già passate tante. Cosa c'entra così. Sansa? Mi son perso. Cos'è la Sansa d'oliva? Praticamente. La Sansa? Sì. È presente l'oliva? Sì. E c'è la Sansa IGP, che è la Sansa pugliese. Comunque, assaggiamo sti taralli. Dai! Per chi non conoscesse il format, lo spiego anche a te, Piero, che so che ci segui, però. Io vi seguo, veramente. Perché? Cioè, voi non ve ne accorgete. Hai qualche denuncia addosso, infatti. No. Tra queste varie porzioni, varie marche, c'è una marca principale. Ah, ok. Le altre invece sono sottomarche. C'è anche una marca che vanta di farli originali pugliesi. Sì, quindi che fragrano. Noi siamo di Taranto, ci siamo trasferiti a Milano da un po'. Praticamente i tarallini a Milano costano 6 euro. Ma quanto? Al chilo? Se non vi fidate di me, te cazzo
sono venuto a fare ho qua. Ho capito, ma ci sono tanti tassi di taralli. No, però. Ma perché? Sto cercando di. Allora, se vi sto dicendo che i tarallini in un negozio, qualsiasi, in un supermercato, non possiamo. Costano 5 euro, 6 euro. Abbiamo già ritrattato a 5. Ma è come. Sì, 5 euro, 6 euro, era così. 5,99. No, no, io non li ho mai trovati. Mai. Mi sono fatto il. Possiamo iniziare a. Comunque, volevo solamente dire. Quanto costano in Puglia? In Puglia, lì. Vabbè, fa la nonna in Puglia, cioè, sì, ma sì. Sì, sì. Dai. Quanto costano in Puglia? No, costano pochissimo. Ah, okay. Quanto cacchio ci vuoi pagare in Puglia? Alla fine è farina, olio d'oliva, finocchietto. È come se quando vai a pagare una margherita a 18 euro. Cioè, c'è un problema, no? Però comunque siamo qua per parlare di altro oggi. Stai cominciando a faticare. Io? No. Seguite il mio schiocco. No, questo sei tu. Qui. Questo? Ah, sono sudato. Ah, no. Ce l'hai? Questi? Cesare, tu ce l'hai? Cesare, no. C'è qualcuno qua? Sì, vabbè, fatelo. Alla salute, amici. Mm. Oh, questi? Oh! No, non sono brutti. Sono un po' duri. No, se ti manca un dente, ti si ficca lì dentro, hai un dente. Esatto, ammappano di brutto. Sono aridi. Qualche struzzo. Questi no. Non mi piace. Però, nei confronti della tua terra, hai grande responsabilità oggi. Perché dobbiamo decidere i più buoni. E se tu non riconoscerai assolutamente più buoni quelli originali pugliesi, sarà uno scempio clamoroso. Lo so. Stai sudando. Sì. Assaggiamo i secondi. Sì. Cosa sta facendo? Si vedono le palle. No. Ragazzi, allora, questi già a guardarli, cioè io non li guardo. Sono piccolini, ma potrebbero farci. Sono più morbidi, sono più fragranti. La cosa bella del tarallino, perché se per sbaglio vai a respirare con la bocca, sei morto. Sì. Tipo una smitragliata in gola. Sei tipo sei morto ufficiale. Qui c'è l'olio di salsa di oliva. Ehi, no, cosa stai facendo? Questi non erano malissimo, sono quelli da macchinetta. Sì, ma diciamo che tarallino mica è cocaina. La cocaina è la macchinetta piena. No, nel senso, non lo so. Qual hai fatto? Io non lo so, sono un po' in difficoltà attualmente. Litis. Assaggiamo i terzi. Destra. Questi? Sì, questo. Quelli. Sono minuscoli. L'odore non ha odore un tarallino. Sembrano i primi. No, no. Il fuori è liscio, mentre gli altri erano ruvidi. E quello è il problema. Deve essere ruvido il tarallino. Non deve essere liscio. Lisci fuori. No, è acido. Questo è fatto con acqua sporca. Andiamo avanti allora. Questi? No, no, a fianco. Sì, quelli. Oh, sapore completamente diverso. Ma questo non sa di niente. Qua si sente l'olio di brutto. È l'olio delle loro spine. È completamente diverso dagli altri, no, che più o meno erano vicini. Ma fa cagare. È tremendo. Cos'è che non vi piace? Oh, ma devi sempre stare a criticare. Ma lascia che i nostri gusti siano liberi. Non flagra. E poi è un po'. Sa di m***a. Ok, andiamo avanti allora. È bello perché arriva sempre a conclusioni un pochino speriamo musche. No, oh no, cos'è? Ho un tarallo senza buco. Che cos'è? Palesemente un biscotto. Questo sa di biscotto, della cicolazione. Sa di cannella. Perché secondo te sono i più buoni? Sì. Che cosa ci trovi? È come quando ti dicono perché ti piace la tua fidanzata. Io lo so, rispondo io. Perché è una bella ragazza, è simpatica, è carina, mi fa stare bene. Esatto, è simpatico, è carino, mi fa ridere. Mi fa stare bene. Come me che non ha il buco. Il vostro ce l'aveva il buco, sì, io ce l'ho il buco. Essendo diverso, non fa respirare un po' di artigianalità. Vabbè, ma tu mettendo il dito non ti sei mai accorto di non avere il buco. No, non è quello, non è. È mega liscio. No. Questo però sa di olio d'oliva. Questo non è male, secondo me. Questo è buono. Questi sapevano di limone. Io sono abbastanza sicuro sul 5. Io anche. Il 5. Il 6. Quello è il 5, Cesare. Sono l'unico a cui si era formato tutto qua un'astronave. Qual era la marca principale? La marca principale era il numero 3. Era pieno di olio. Quindi scusate, aspetta. Questa. Spendiamo. Questa? La 3. Si è svegliato. Sono tondi, sembrano tipo dei Cheerios giganti. Però questi erano quelli artigianali pugliesi. Sì, esattamente. Ah, e alla fine, vedi? Hai visto? Puoi levare un pugliese dalla Puglia. Ma? Ma non puoi levare la Puglia da un pugliese. Bravo! Devo ragionarci sopra. Perché non capisco. No, io ho applaudito anch'io, a caso. Anch'io. Vabbè, insomma, voglio dire. Verità o bugia? Sembri smarronatissimo. No, figura, ho paura. Che cacchio? Cioè, ecco, vedi, no, cioè, ora ho tanta paura. È una delle cose più belle che io abbia visto in vita mia. Ma stai parlando di me? No, però dopo limoni. Ah, perfetto, quando dopo. Ma Nelson? No, è pazzesco. Ma chi l'ha fatto? Io. Non ho capito un cazzo.
spieghiamo il format sempre per chi è nuovo qui. C'è una barriera che ci separa. E fin qua ce la vedo. Nicola, tu in questo momento stai vedendo cosa abbiamo sotto? No. Noi a questo punto possiamo scegliere se dire la verità o una bugia e descrivere quello che abbiamo sotto o non abbiamo sotto a Nicola. Ah, ora ho capito. E tu dovrai dire: stanno dicendo la verità o stanno dicendo una bugia? Una bugia. Se tipo io dico che è una bugia, ma è vero, te lo mangi. Ah, anche se indovini lo mangiamo noi. Perfetto. Sì, 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 anche se fa schifo. Abbiamo mangiato delle cose abominevoli. Ma io guardo sempre Space Valley. Che c'è Gabriele? Seguimi, ok, seguimi. Vai, okay, perché siamo, è difficile. Vai. Allora, davanti a noi è vero. Abbiamo del pan di Spagna che crea un'oasi nel deserto. In quest'oasi ci sono palme, una pozza d'acqua potabile, ma soprattutto case fatte di mortadella. Nella mia mente io ho immaginato un presepe commestibile. Dove i paesani di questo presepe sono degli orsetti gommosi. Fai conto, le passerelle, no? Le passerelle dove camminare. Che si chiamano strade. Le strade. Abito vicino a quella passerella, no? Passerella. Quella vicino al centro. Di cosa sono fatte? Cacao. I tetti delle case sono fatti di caffè. Bello. L'acqua che c'è nell'oasi. Sì. In realtà così. È Powerade blu. Tutti intorno cereali croccanti. Corn flakes. Io ci credo. Come ci credi? Io ci credo. Credi? Sì. Stiamo dicendo la verità. In maniera molto aulica, ma stai dicendo la verità. E sai perché? Te lo posso dire? Perché il Powerade è lì, vi è toppato. È un elemento che usate. Nicola, affacciati. Quindi ho azzeccato. Hai azzeccato. È meraviglioso. Bravo, Nicola. Incredibile. Chi l'ha fatta? Frank. Dai, non ci credo. Chi l'ha fatta? Beh, buon appetito. Cosa stai facendo? Perché poi arriva l'inverno. No. E nevica. E nevica. Parito. Per... Sì, ma basta. Un sacco. Per... Mm. Niente, dagli sottotitoli. Ma come? È anche buono, Frank. Bravo. Applauso, Frank. Frank. Bene, tocca a te adesso. Vai. Cioè, sta ridendo. Sta ridendo perché vuole mentire. O il piatto è molto brutto. Aspetta un attimo che annuso. Nicola, sì. Oltre ad essere uno youtuber e essere un attore. Regista, è anche attore. Quindi dovrebbe saper fingere per bene. Potrebbe fregarci questa cosa. Se avete smesso di essere dacci un titolo al piatto. Se fossi uno chef. Trullo. L'Italia ha la forma di uno stivale. E la Puglia è una forma di un tacco. Partiamo da questo presupposto. Io quindi vi direi che il tacco fa parte di un di una donna. Cioè di un uomo che. No, che il tacco fa parte di un che cosa? Di un tacchino. No. Di una scarpa. Una ok, scarpa, attenzione. Questa scarpa, chi la indossa? Solitamente una scarpa con tacco la indossa. Un cowboy. Tutti droghi. Ma ditemi i vari tipi di scarpe. C'è la Geox. No, 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 marca. Traspiranti. Tacco a spillo, tacco a punta. Ok, andiamo sulle stive. Andiamo. Cowboy e quelli con spillo. Lo cowboy, che sta succedendo nella tua vita con i cowboy? Infradito. L'infradito, ma dai, infradito pure? Western. I pantofole, le ciabatte. Calzini. Ok, pantofole, ciabatte. Pantofole. Tutto questo è per una, dire che c'è del pane. È una ciabatta, sì. Direi non croccante. Pane arabo. È una ciabatta. Con all'interno salsa rosa. Poi ketchup, più maionese. Aspetta. Sta fingendo. Sì, questo è un proverbio pugliese, non la segreta mai, ma si dice zumpa u... Va in culo all'ortolano. Hai detto in zumbo, tutte le cose pulite. Poi in italiano quelle zumbo, citrullo, va in culo all'ortolano. Citrullo, cos'è? Il cetriolo. Bravissimo, quindi c'è cetriolo e melone. Quindi direi che è una ciabatta croccante con salsa rosa, cetrioli e melone. Perché hai detto trullo? La ciabatta è cioè, noi mangiamo tanto pane. Che pazzo. Secondo me stava dicendo la verità. Anche secondo me stava dicendo davvero? La verità. Nicola non è convinto. Ricordiamo che se abbiamo indovinato deve mangiarlo. Ah. Signore e signori, sì, ho provato a travingarlo con la ciabatta. Con la ciabatta vera. Porca di quella p***a. Era stato bravissimo però, eh. Grazie. Bravo, 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 bravo. Space Valley finisce qui. No, 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 ci vediamo alla prossima puntata con... Fedez. La Ferragni e il piccolo leone. Avanti tutta. Sta di culo. Avete presente quando siete ammalati? Fai quella scorreggia che comunque rimane per tutta la durata della malattia. Sì, è un antibiotico. Ok, Space Valley finisce qui. Finisce veramente qua, purtroppo. Quindi, com'è stato venire a Space Valley? Ma...
Com'è quando vieni nella Valle Spaziale? Sono venuto più volte. Ho un retrogusto di scarpa. Diciamo che è un'esperienza nauseabonda. Tranquilla. Ti direi un'esperienza da non rifare assolutamente. Ma non è dai, dai, la luce allora, diciamo io mi sono sentito a mio agio. Cesare è il migliore. Sì, immaginate, è vero. Voi, immaginate voi. È vero. Voi avete avuto anche sfortuna perché vi abbiamo fatto passare attraverso tutti i nostri format. Quindi uno alla volta siete stati messi alla prova e toccato. Che culo. Che fortuna. Io non ho mangiato tarallini, quindi... Noi siamo stati molto contenti di avervi qua. Sì, anche noi siamo. Sono contento che la cosa sia unilaterale. Bravo. Comunque sia, noi ci vediamo questa domenica con il salotto, sempre in compagnia dei Nirchio. Se non ci picchiamo non prima. Ci sarà Nels, ve lo diciamo. Mi dispiace più che altro per Anna che non è stata qui con noi a fare il video. La salutiamo. Trovate il link per il canale dei Nirchio qui sotto in descrizione e ci vediamo comunque subito anche su Around the Valley con il backstage. Se volete comprare le magliette, sì, di tutti loro e anche di generale, se volete comprare delle magliette andate in negozio. Un negozio a comprare delle magliette. Se viva. Usate gli odoranti l'estate. Buona stagione. Vi amo tutti. Grazie Mirko. Ciao, ci sentiamo. Arriverenze. Comunque volevamo ringraziarvi sia per l'ospitalità e soprattutto noi abbiamo ricevuto 500 euro a testa per venire qui. Sì, solo per venire. Solo per venire. Solo per poi per andarci un altri 1500. Perché poi ti noi occupiamo. Nick, perché sei al contrario? Non lo so. Mettiti dritto.